Buongiorno a tutti. Oggi vorrei portarvi a scoprire uno di quegli piccoli elementi che sono essenziali per il nostro ecosistema, le api e il loro mondo. Per fare ciò ho chiesto ad un apicoltore locale di spiegarmi brevemente il loro lavoro. Forza, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a scoprire che cosa ci aspetta. Arrivati al mirario. Adesso cerchiamo di capire come funziona tutta questa bellissima cultura. Direi che adesso mi vesto. Non si sa mai che mi pungano. L'agricoltore si deve armare di due cose: la leva per lavorare all'interno dell'alveare con i telaini e il fumetto, che è il soffietto, dove sprigiona una parte di fumo, ma bisogna usarlo delicatamente e poco. Se si lavora in apiario tranquilli, non succede assolutamente niente. Ora andiamo a aprire la parte del melario, dove noi estraiamo il miele per noi, che poi viene lavorato in laboratorio. Apriamo il coprifavo, questa parte si chiama coprifavo, questa parte è il melario e la parte sotto è il nido. Potete notare la cera bianca delle api, che la lavorano tutto loro. E vediamo la parte superiore, tutta bianca. Andiamo a estrarre il telaino e andiamo a vedere l'importazione fresca del miele di tiglio. Potete vedere la parte tutto di nettare di miele. Questo è miele molto aromatizzato del tiglio e all'interno degli esagoni ci sono tutte le gocce di tiglio, sia da una parte che anche dall'altra. La regina di nuovo e andiamo a marcarla, così l'apicoltore marca la regina. Eccola qua la regina, la marchiamo sulla testa per un motivo semplice: primo, perché la riconosciamo subito in mezzo a migliaia di api, e secondo, capiamo di che anno è, perché le regine in teoria durano 5 anni e sono 5 colori diversi, che sono 5 colori europei. Quest'anno è azzurro nel 2020. Alcune stanno sbattendo le ali, come potete vedere, per fare un'aria climatizzata interna per asciugare il miele. Fa 5 prodotti: polline, miele, pappa reale, propoli e la cera. In apicoltura non si butta via assolutamente niente. Eccoci arrivati al laboratorio. Vediamo di capire come funziona qui dentro adesso. Adesso vi accompagnerò nelle varie fasi produttive dei barattoli di miele. Thank you.
articolato tutto, sia da una facciata all'altra, non si inserisce nello sviatore. E direi che è veramente buono. Una volta che siamo arrivati dopo i 20-25 giorni dei fusti in acciaio a decantare il miele, è pronto all'invasatamento. Prendiamo i fusti, li mettiamo appositi sostegni, prendiamo in automatico una macchina, inseriamo il vasetto e in automaticamente scende il miele. C'è una cosa che mi preme sulla chiusura di questo piccolo discorso sul mondo delle api, che quando faccio didattica in azienda con le scuole della provincia, sia bambini piccoli che anche un po' più grandi, dico sempre a tutti: guardate, l'industria ci dà da vivere, ma chi ci dà da mangiare è la terra. Perciò la terra va rispettata, è una cosa fondamentale e importante. Se noi rispettiamo la terra, stiamo bene tutti, sia noi persone, esseri umani, sia tutti gli animali che ci circondano. E dopo questa piccola grande verità, sono qui per salutarvi. Se volete contattare l'azienda, qui sotto in descrizione troverete tutti i dati. Per quanto riguarda noi, spero il video vi sia piaciuto. Presto faremo video molto simili nelle stesse argomenti e vi invito a iscrivervi e a mettere un mi piace. Ciao e alla prossima!